Iniziamo, salve a tutti, grazie di essere partecipare a questo incontro. Dico due cose brevissime sulla piattaforma Eurostop, brevissime per non rubare troppo tempo alla relazione. Allora, la piattaforma Eurostop che organizza questo incontro è una piattaforma a carattere nazionale, a cui partecipano diverse forze politiche e anche singoli, e che collabora con piattaforme simili che sono sorte in Spagna, in Grecia, e che appunto vede la partecipazione di una serie di gruppi, Rossa, il sindacato USB, la rete dei comunisti, Sinistra No Euro, Programma 101, e una serie di gruppi di varia formazione, di diversa impostazione politica. Tra questi anche Economia per i Cittadini, che è l'associazione a cui partecipa Giacomo Bracci, che abbiamo oggi ospite. L'idea della piattaforma Eurostop è quella di sviluppare una critica radicale e un'azione politica radicale alla Unione Europea e al sistema euro, partendo dalle politiche austeritarie per come si sono realizzate in vari paesi, soprattutto del paese del sud Europa, ma articolandola appunto a una critica complessiva al sistema istituzionale dell'Unione Europea e al sistema della moneta unica. Eurostop cerca di articolare questa tematica anche a quella della guerra e della NATO, e diciamo la sua attività si è concentrata per ovvie ragioni, nel senso che siamo stati un po' presi dagli eventi degli eventi di guerra in Siria e in Libia, per il momento si è concentrata soprattutto su manifestazioni contro la partecipazione eventuale dell'Italia e comunque contro le politiche europee su questi quadranti. Però diciamo il suo focus, Eurostop, soprattutto, come dicevo appunto, sulla questione dell'Unione Europea e dell'euro. L'altro versante di attività di Eurostop è la decisione di aderire al Comitato Nazionale per il No alle Riforme Costituzionali, che noi leggiamo come una necessaria posizione, quello che è un rafforzamento degli esecutivi, un rafforzamento che in forme diverse coinvolge vari paesi d'Europa e che risponde alla logica della governance europea, esautorare i parlamenti, ridurre il margine di rappresentatività e di sovranità popolare è uno degli effetti della governance europea che richiede appunto, come dire, esecutivi forti all'interno e debolissimi invece nei confronti della oligarchia europea. Questo è il secondo degli incontri che abbiamo messo in campo. Nel primo abbiamo cercato di affrontare la questione dei trattati con Franco Russo, e oggi appunto affrontiamo invece la questione della funzione della moneta nella zona euro. Ne seguiranno altri incontri. Il terzo sarà con Nadia Gardellini e ci occuperemo delle politiche del lavoro e in particolare del Jobs Act in Italia, e poi col professor Pavarani, dove parleremo del problema dell'unione bancaria, delle banche e dell'unione finanziaria. Ora, di Giacomo ho già ricordato la sua attività all'interno di Economia per i Cittadini, e ricordo anche il progetto di formazione economica e finanziaria legato a FEF Academy, e diciamo il primo frutto è questo libro che trovate nel banchetto in esposizione,
va anche conoscerle per difendersi. Al libro è associato anche la possibilità di vedere sulla rete due lezioni legate ai temi affrontati nel libro. Ricordo anche, diciamo, l'impostazione generale, poi penso modo di tornarci sopra, dalla quale muove Giacomo, che è quella della teoria della moneta moderna, diciamo il nome più rappresentativo, più conosciuto è Warren Mosler, con il quale Giacomo ha collaborato in varie forme. Niente, questo è quanto. Ringrazio Giacomo per la sua disponibilità e la sua partecipazione. L'idea appunto è quella di fare degli incontri che siano anche incontri formativi, quindi diciamo si presentano come, per quanto informali, per quanto come diciamo delle piccole lezioni, no? E poi aspettiamo, insomma, che ci sia un dibattito e anche una serie di curiosità eventualmente. Grazie. Grazie mille. Io sono Giacomo di Economia per i Cittadini, un'associazione che è nata nel 2012 a seguito della nascita in Italia di un movimento che segue principalmente gli economisti della teoria della moneta moderna, che è una, diciamo, una teoria che muove in parte dal pensiero di John Maynard Keynes, che è in qualche modo incentrata sull'importanza della moneta per un'economia capitalistica, sulla gestione delle finanze pubbliche con, diciamo, una rivisitazione di quelle che poi sono le linee guida generali che porta avanti, poi vedremo nello specifico la politica fiscale dell'Eurozona, e in parte, diciamo, assume delle caratteristiche che potremmo in apparenza definire rivoluzionarie, ma che in realtà costituiscono semplicemente delle premesse logiche all'analisi di un bilancio pubblico. Faccio parte di Economia per Cittadini e oggi c'è anche Simona Marasi, anche lei fondatrice dell'associazione. Noi siamo un po' dislocati su tutto il territorio nazionale, nel senso che ci siamo incontrati prima virtualmente, poi fisicamente, all'interno, insomma, di questi primi raduni, e l'intento è più o meno quello di condividere, diciamo, con tutte le realtà, insomma, che ci invitano a parlarne quello che abbiamo in qualche modo avuto modo di studiare in questi anni. Oggi quindi il taglio che darò alla questione dell'Eurozona è un po' più sui numeri e sulla storia e sulla genesi di quest'unione monetaria. Quindi ci sono moltissime prospettive in base a cui si può analizzare il problema euro, ragioni che vanno anche spesso al di là, al di fuori dell'ambito economico, io oggi starò su queste, poi il ciclo, insomma, che è stato organizzato e di cui questa lezione parte sicuramente è in grado di esplorare anche gli altri aspetti. Innanzitutto, quando parliamo di moneta euro, naturalmente le caratteristiche fondamentali dell'euro, che sono ancora quelle definite in questa fase, sono quelle del Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht è un trattato molto lungo, che ha molte disposizioni, ma le principali tre caratteristiche che denotano l'appartenenza all'Eurozona da parte degli Stati membri sono tre. Due sono abbastanza note, e le prime sono: il rapporto tra debito e PIL degli stati che fanno parte dell'Eurozona non deve essere superiore al 60%, la seconda è che il rapporto deficit-PIL non deve superare il 3%, i due termini possono sembrare simili, ma c'è una differenza che poi andiamo a esplorare assieme. Il terzo è altrettanto importante, se non più importante degli altri due probabilmente, però è un aspetto che non raramente esce fuori all'interno del dibattito, anche specialisti, quindi anche all'interno della stampa finanziaria, e cioè il fatto che la Banca Centrale Europea ha il divieto di finanziare la spesa pubblica degli stati. Ha il divieto di farlo in maniera diretta. E in che modo? Ha il divieto di acquistare sul cosiddetto mercato primario i titoli di Stato dei Paesi membri, il che significa in sostanza che i Paesi possono vendere i propri titoli di Stato esclusivamente a dei soggetti del settore bancario privato. Sono una ventina di soggetti, si chiamano specialisti in titoli di Stato e sono consultabili più o meno da chiunque, basta andare a cercare su Google,
E quindi essenzialmente questi 20 soggetti sono in qualche modo l'acquirente dei titoli di Stato dei vari paesi e sono anche i soggetti che possono dettare le condizioni alle quali questi titoli sono collocati sul mercato. E questo è un passaggio che è stato veramente la genesi della crisi dei debiti sovrani del 2011, anche se spesso questa crisi è stata riportata, è stata considerata principalmente come una crisi dovuta all'eccessivo indebitamento degli stati. Vedremo assieme che in realtà le cose sono un po' diverse. Quali sono le ragioni economiche? Naturalmente, come dicevo prima, ci sono tanti motivi per cui l'euro è stato fatto, ma quali sono le ragioni economiche per cui l'euro è stato fatto così? Ne ho isolate cinque principali. La prima è quello che in qualche modo è lo stato dell'economia mainstream all'epoca, all'inizio degli anni 90, cioè in qualche modo quella che era la saggezza convenzionale al tempo, quello che si insegnava nei dipartimenti e che diciamo ancora oggi prevale. Cioè la teoria dell'equivalenza ricardiana, che a dispetto del nome ha poco a che vedere con il padre dell'economia politica, David Ricardo, ma è stata un'elaborazione successiva. Cosa significa? In parole semplici, la teoria dell'equivalenza ricardiana significa che se oggi gli stati si indebitano, cioè spendono più di quanto incassano, necessariamente i consumatori, i lavoratori, le imprese capiranno che in futuro bisognerà aumentare le tasse per compensare questo eccesso di spesa. E quindi cosa faranno oggi? Ridurranno i propri consumi e ridurranno i propri investimenti, perché si aspetteranno che un domani saranno costretti a pagare più tasse. È una teoria che non ha trovato al momento alcuna conferma empirica, cioè non esiste poi in realtà nei dati la conferma del fatto che le persone psicologicamente pensino questo e che quindi i consumi diminuiscano se lo Stato spende di più, ma è comunque considerata un pilastro della gestione delle finanze pubbliche. La seconda è una ragione economica, ma anche politica in realtà, e cioè che bisognava diminuire la sfera dell'intervento pubblico nell'economia. Specialmente se andiamo a vedere poi quelle che sono le opinioni di molti tecnici, tra virgolette, italiani che hanno partecipato alla definizione dell'Eurozona, Ciampi ad esempio, ma ce ne sono altri. Il punto era che nei paesi del sud, come l'Italia, il sud dell'Europa, c'era questa presenza del pubblico che preoccupava moltissimi paesi del centro Europa e soprattutto gli architetti un po' dell'Eurozona di area liberista. E quindi essenzialmente il punto era limitando la capacità degli stati di spendere e in qualche modo facendola sottostare a quelle che sono le volontà dei mercati privati, si ridurrà quella che è la possibilità dello Stato di in qualche modo inquinare, secondo la loro prospettiva, l'attività economica. Le altre tre sono ragioni tecniche, cioè se lo Stato non può più spendere in disavanzo, si pensava, ok, in questo modo conteniamo l'inflazione, perché appunto anche l'Italia, ad esempio, ne ha fatto esperienza, ma negli anni 80 c'erano stati alti episodi di inflazione, appunto in doppia cifra anche per il nostro paese, e questo è stato attribuito principalmente all'attività del settore pubblico. E poi ce ne sono due che, se le prime tre possono essere considerate ragioni storiche, le ultime due sono ancora attuali. La prima è che per gli economisti della Commissione europea è centrale, è fondamentale il concetto di tasso naturale di disoccupazione, che è un concetto abbastanza duro da digerire, nel senso che pensare che debba essere, diciamo che debba essere una legge dell'economia condannare una percentuale della popolazione ad essere disoccupata, insomma, è veramente difficile da digerire, ma è così. Nel senso che se andiamo a vedere i lavori della Commissione europea, c'è un tasso di disoccupazione obiettivo che in qualche modo si pensa sia legato alla struttura dell'economia europea. Se viene in qualche modo abbassata la disoccupazione al di sotto di questo tasso, c'è la paura che nasca una spinta di inflazione. Okay? Ed è paradossale perché oggi in realtà il problema in qualche modo dell'Eurozona è il contrario, cioè è la deflazione, in qualche modo la stagnazione del livello dei prezzi. Siamo sempre sullo zero, meno 0,1, ma in qualche modo non si riesce a portarla, diciamo, all'obiettivo che è il 2%.
E l'ultima è il fatto che uno dei paesi che ha assunto più peso politico, se non il maggior peso politico di tutti, cioè la Germania, ha imposto in fase di negoziazione della sua adesione all'Eurozona il fatto che la sua strategia principale di crescita del paese, cioè la possibilità di esportare più di quello che viene importato, non venisse intaccata dalla adesione all'Eurozona. E quindi, per fare questo, il punto centrale è quello di non far sì che la domanda interna di beni, di servizi da parte della popolazione europea faccia in modo di superare quella che è la domanda del resto del mondo nei confronti dei beni prodotti dall'Europa. E naturalmente queste dimensioni sono le ragioni economiche che stanno alla base. Il punto è che quello che abbiamo detto fino adesso configura una certa idea di come avviene la spesa pubblica da parte, diciamo, delle istituzioni europee, e l'idea è un po' quella che è anche presente nel senso comune, cioè per spendere uno Stato ha due opzioni essenzialmente: tassare, quindi prendere i soldi dal gettito fiscale, oppure, come abbiamo detto prima, cercare di vendere titoli di Stato a istituzioni che devono poi acquistarle, sostanzialmente prestando soldi allo Stato, okay? Quindi facendosi pagare un tasso di interesse. Il punto è che in realtà esistono altre scuole economiche, e una è quella, appunto, della teoria della moneta moderna che noi seguiamo, che dimostrano in un certo senso che la spesa pubblica avviene in realtà precedentemente al momento della tassazione, almeno da un punto di vista logico. Cosa vuol dire? Il circuito monetario di una nazione, cioè praticamente la storia di come una moneta entra in circolazione ed esce dalla circolazione dell'economia, deve necessariamente prevedere il fatto che se oggi esiste la necessità da parte delle persone di guadagnare un reddito denominato in euro, ci deve essere un motivo centrale. Nel senso, potremmo pensare che, per esempio, perché ho necessità di accumulare euro sul mio conto corrente o di guadagnare euro? Perché magari vado al supermercato, vado dal tabaccaio, vado a fare i miei acquisti e tutti chiaramente prezzano i loro beni in euro. Però il problema potrebbe continuare, cioè perché la persona da cui acquisto i miei beni e servizi decide di prezzare in euro? Se continuassimo con la catena dovremmo dire che il barista accetta euro perché a sua volta poi va a fare la spesa e trova tutto in euro, ma capite che è un ragionamento circolare che a un certo punto deve trovare una causa primaria. E questa causa primaria è, come poi vedremo più nel dettaglio, essenzialmente il fatto che esiste una tassazione denominata in quella valuta. Cioè tutti noi accettiamo e utilizziamo l'euro perché siamo tutti quanti costretti in un certo senso a pagare euro come tassazione. Cioè lo Stato accetta in pagamento delle proprie tasse esclusivamente l'euro. Dal punto di vista operativo, se infatti andiamo poi a vedere come funziona l'emissione di denaro, sono cose interessanti perché poi c'è una notizia di attualità di cui vorrei parlarvi che dimostra questo punto. I governi in realtà nel momento in cui spendono hanno determinati conti presso le banche centrali. La Banca Centrale Europea è nata come una sorta di comitato direttivo, ma non esiste fisicamente come banca, nel senso che le banche centrali nazionali come la Banca d'Italia sono quelle che operano, che eseguono le operazioni le cui direttive vengono da Francoforte. I governi hanno dei conti presso le banche centrali e, così come noi quando dobbiamo eseguire un pagamento facciamo un bonifico, quindi diamo un'istruzione dicendo paga 800 euro a questa persona, allo stesso modo i governi hanno un conto sul quale possono operare in questo modo. La differenza fondamentale tra appartenere e non appartenere all'Eurozona è che mentre prima di entrare in questa unione monetaria questo conto poteva essere gestito dallo Stato anche in scoperto, cioè come se noi avessimo un fido illimitato, questa cosa non è più possibile proprio perché esiste il divieto di cui parlavamo prima nel Trattato sul funzionamento. Ma il punto rimane, cioè la Banca Centrale Europea di per sé ha una capacità illimitata di creare denaro, e questo in qualche modo l'abbiamo visto anche con il famoso quantitative easing. La Banca Centrale si sta impegnando a comprare 60 miliardi di titoli di Stato ogni mese
E è probabile che anche questa cifra possa aumentare se, come sta avvenendo, le cose non migliorano dal punto di vista economico. Il punto è che non esiste la volontà di farlo, cioè non esiste la volontà di fare in modo che questa capacità illimitata di creare denaro possa essere in qualche modo al servizio di una politica fiscale espansiva, cioè della capacità dei governi di tornare ad investire. C'è un lavoro, un paper della BCE, che è stato segnalato 10 giorni fa da Bloomberg, che riguarda appunto un concetto un po' tecnico, cioè il capitale delle banche centrali. Tutte le imprese, tutte le banche hanno un capitale, ok, da parte. Il paper spiega un po' al pubblico che per una banca centrale questo capitale in realtà può essere anche zero, perché sostanzialmente la banca centrale la moneta se la crea da sola. La cosa interessante è che questa cosa di importanza galattica, loro la dicono in una nota a pagina 10, una piccola nota a piè di pagina che dice, in inglese praticamente, le banche centrali sono protette dall'insolvenza, nella nota 7, non so se si vede bene perché c'è il muro, la prima riga, le banche centrali sono protette dall'insolvenza per la loro capacità di creare moneta e quindi possono funzionare con un capitale negativo. La cosa interessante è che appunto c'è stata, nel momento in cui la BCE doveva decidere o meno di salvare la Grecia, la discussione in merito al fatto che la BCE potesse avere delle perdite dall'acquisto di questi titoli di Stato, che è stato uno dei motivi per cui la Grecia non è stata posta sotto quantitative easing e è stata costretta a sofferenze, diciamo, abbastanza pesanti. Il motivo era: c'è paura che la banca centrale possa operare con capitale negativo e questo è impossibile. In realtà i ricercatori degli uffici ci dicono che questo è, alla luce del sole, assolutamente la normalità della situazione. Ma tornando al discorso della moneta, potremmo pensare alla moneta essenzialmente come se fosse un credito fiscale. In che senso? Se il soggetto che emette la moneta, e pensiamo in questo caso ad un governo, che abbia una sezione che si chiama Ministero del Tesoro e un'altra sezione che si chiama Banca Centrale. Nell'Eurozona non funziona così per il semplice motivo che non c'è un governo europeo, di fatto la Commissione europea non è assolutamente paragonabile a un governo né per questioni di legittimità politica né per questioni operative, nel senso che non decide effettivamente dal punto di vista economico, ma allo stesso tempo esistono dei governi a livello nazionale, quindi c'è una separazione tra questi due dipartimenti. Ma in generale, siccome l'Eurozona è un esperimento unico, dovrebbe essere così. Il soggetto che emette questa moneta la spende, quindi sostanzialmente crea dei debiti verso qualcun altro, che sono poi i lavoratori e le imprese di un paese, e che quindi detenendo questa moneta, anche banalmente avendo 20 euro in tasca, godono, vantano un credito nei propri confronti. Cioè nel momento in cui noi andiamo in giro con 20 euro in tasca, non stiamo andando in giro con una merce, un bene che è un nostro possedimento che non implica una relazione verso qualcun altro. Se qualcuno di voi ha fatto giurisprudenza, è come la differenza tra un bene reale e un'obbligazione. Cioè un'obbligazione significa avere un rapporto di debito e di credito con qualcun altro. Un bene reale significa io possiedo ad esempio questo nastro di scotch. Ma quando io ho 20 euro significa che io ho un credito e qualcun altro, in maniera del tutto speculare, ha un debito. Nel caso dello Stato, nel momento in cui viene spesa questa moneta, il debito è dello Stato, il credito è di chi incamera quella stessa spesa. Il punto è che chi incamera quella spesa in qualche modo lo utilizza e gli dà valore perché sa che quel credito sarà l'unica cosa che lo Stato accetta in pagamento delle tasse. E quindi se esistono in circolazione degli euro, potremmo definirli tutti gli euro che non sono stati spesi ancora per pagare le tasse. Okay? Questo ragionamento poi lo troviamo, in un certo punto di vista, se facciamo una rassegna del pensiero di grandi economisti del passato. Per esempio qui c'è Adam Smith, padre dell'economia politica, spesso citato a sproposito per la questione della mano invisibile, come se fosse una giustificazione del liberismo economico. Dice Adam Smith, un principe che potesse sancire che una certa parte delle sue imposte debbano essere pagate in una certa moneta di un certo tipo, potrebbe, in virtù di questo, dare valore a questa moneta. Quindi, questo concetto che si chiama capitalismo in economia è già presente nella ricchezza delle nazioni di Adam Smith. Andiamo a tempi più recenti.
Quest'altro economista che è Hyman Minsky, che è diventato famoso, diciamo, nella stampa come Financial Times, Bloomberg, eccetera, per la questione dell'instabilità finanziaria dopo che negli Stati Uniti è scoppiata la crisi dei subprime, ma non è diventato famoso per cosette un pochino più importanti, cioè ad esempio la gestione delle finanze pubbliche di uno Stato. E Minsky dice: in un'economia in cui il debito pubblico è la principale attività nei bilanci delle banche che emettono depositi, il fatto che le imposte debbano essere pagate dà valore alla moneta di quell'economia. La necessità di pagare le imposte significa che le persone lavorano e producono in modo da ottenere ciò con cui le imposte possono essere pagate. Vado ancora avanti, James Tobin, che è stato anche premio Nobel, che dice: in virtù della sua disponibilità ad accettare un'attività definita per il pagamento delle imposte e degli altri obblighi, il governo rende quell'attività accettabile per chiunque abbia quel tipo di obbligo, il discorso del ragionamento circolare che dicevamo prima, e in definitiva per coloro che hanno un obbligo verso essi, e così via. Quindi abbiamo, diciamo, compreso qual è la radice della necessità che ognuno ha di guadagnare euro, il motivo per cui essenzialmente si utilizza questa moneta in un'economia. E da questo deriva anche un altro ragionamento: perché il governo fa questo in definitiva? Perché decide di monetizzare un'economia spendendo? Fondamentalmente perché imponendo questo tipo di obbligo alla popolazione è in grado di ottenere delle cose che non ha, cioè delle risorse reali, dei beni, dei servizi che l'economia produce di per sé, l'economia quindi i lavoratori, le imprese, l'economia reale, e soprattutto anche della forza lavoro diretta, cioè può assumere in questo modo tutti i dipendenti pubblici che fanno parte dell'apparato dello Stato in maniera tale che si accettino di lavorare per lo Stato. Quindi, avendo detto questo, andiamo a capire poi dove sta, dove è collocato questo debito pubblico, nel senso che tutti sappiamo che il debito pubblico assume oggi la forma di titoli di Stato venduti a qualcuno. Ma diciamo che non è l'unica forma in cui possiamo ritrovare questo debito pubblico. Innanzitutto, il debito pubblico corrisponde alla somma dei deficit pubblici nel corso del tempo. Per deficit intendiamo che per ogni anno tutte le spese che eccedono quello che è stato il gettito fiscale incamerato dallo Stato sono il deficit. Il debito è la somma nel corso del tempo. Sì, normalmente si utilizzano, infatti anche in Maastricht c'è questa specifica, il debito pubblico e il deficit pubblico in rapporto al PIL di un paese, con l'idea più o meno fondata che questo corrisponda, diciamo, ad una misura di efficienza, cioè se un paese ha il 130% del debito PIL come l'Italia, l'idea, diciamo, che alcuni economisti hanno è significa che il debito pubblico è più alto del PIL, per cui c'è una situazione di panico, il paese non è produttivo, non è efficiente. Questa è stata un po' la ragione che ha portato due economisti che sono diventati famosi negativamente qualche anno fa nella stampa, che sono Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, che avevano elaborato questa teoria in cui hanno cercato di dimostrare che se un paese supera il 90% in questo rapporto debito-PIL, il paese smette di crescere. Sulla base di questo studio, la Commissione europea ha pianificato tutte le politiche di austerità dal 2011 in avanti, fondamentalmente. Il problema è che i calcoli del foglio Excel di questo studio erano sbagliati, cosa che è stata dimostrata da uno studente del Massachusetts, uno studente di laurea magistrale, e quindi il fondamento un po' di questa teoria è andato, diciamo, farsi friggere. Ora, il deficit di uno Stato è detenuto sostanzialmente da coloro che hanno acquistato i titoli di Stato, ma per quello che abbiamo detto prima, in pratica il fatto che ognuno di noi abbia delle banconote o che ogni banca, per esempio, abbia un conto presso la banca centrale in cui c'è una consistenza di euro, è un po' lo specchio della presenza di deficit pubblico. Cioè tutto ciò che lo Stato spende e non ritira attraverso le tasse rimane in qualche modo all'interno dell'economia, come credito di chi lo detiene. E per capire questo possiamo ragionare su un esempio molto semplice. Se ad esempio il governo spende 100 acquistando macchinari oppure assumendo persone o entrambe le cose, significa che il settore privato, cioè quell'insieme composto da quella che viene definita economia reale, incamera 100. E facciamo ad esempio il caso in cui il governo decide di tassare per 90. Cosa avviene? Nel momento in cui viene effettuata la spesa pubblica di 100, 100 entrano sostanzialmente nel conto del settore privato
90 di questi vengono ritirati dalla circolazione attraverso una tassazione, e questo cosa vuol dire? Che questo settore privato potrà detenere soltanto 10 come risparmio netto alla fine dell'anno, cioè come ciò che effettivamente resta nelle tasche. Questi 10 in realtà come si andranno a distribuire? Praticamente ci saranno dei contanti, che sono le banconote che tutti abbiamo, ci saranno dei titoli di Stato che qualche investitore, qualche banca avrà comprato, e poi ci sono le riserve, cioè praticamente i conti che le banche hanno verso la banca centrale, che per le banche è come se fosse una sorta di banca delle banche, cioè attraverso la banca centrale le banche possono regolare i pagamenti tra di loro. E spesso quando noi andiamo a depositare dei soldi contanti in banca, la banca cosa fa? Ci apre un conto corrente e quello che noi andiamo a depositare finisce nel conto delle riserve della banca presso la BCE. Quindi in realtà, da questo punto di vista, la differenza tra titoli di Stato e riserve bancarie in definitiva non esiste, salvo che i titoli di Stato pagano un tasso di interesse che è superiore a quello delle riserve. Okay? Ecco che da qui possiamo già capire che, per esempio, la misura del quantitative easing, con cui la banca centrale sta sperando, anche se le speranze sono abbastanza vane giorno dopo giorno, di risollevare l'economia, costituiscono soltanto cosa? Un passaggio all'interno di quel contenitore che abbiamo chiamato BCE tra riserve e titoli. Ok, cioè ci sono dei titoli che le banche hanno, vengono trasformati in riserve, ma sostanzialmente, se mantenessimo l'esempio, i risparmi di cui godrebbe il pubblico rimangono sempre 100, in mancanza naturalmente di una spesa pubblica aggiuntiva. Quello che abbiamo detto, cioè il fatto, non so se si vede bene questo grafico, comunque lo decodifichiamo, quello che abbiamo detto, cioè essenzialmente il fatto che il debito, e in qualche modo se consideriamo l'anno il deficit di un paese, corrisponda al credito, al risparmio netto del settore privato, è qualcosa che trova anche riscontro nei dati. Questo grafico praticamente ci fa vedere qual è l'andamento praticamente dei risparmi netti, cioè di quanto resta in tasca, a tre diversi settori dell'economia, cioè il governo, il settore privato, cioè cittadini e imprese, e il settore estero, cioè cittadini, imprese e stati che interagiscono con noi attraverso importazioni ed esportazioni. Quello che questo grafico ci dice, in particolare concentrate l'attenzione sulla linea verde, quella che rappresenta il settore privato, e la linea blu, quella che rappresenta il settore pubblico, cioè ci dice, nel momento in cui il settore pubblico tenta di risparmiare, e quindi la linea blu risale, cosa sta facendo? Sta facendo sostanzialmente austerità, cioè tassa di più, spende di meno, o entrambe le cose. Nel momento in cui il governo fa questo, contemporaneamente il risparmio netto dell'economia reale, del settore privato, scende. Okay? Quindi questa riduzione di deficit, questa riduzione di debito, è allo stesso tempo una riduzione di crediti e di ricchezze per il settore privato. E l'andamento è chiarissimo perché, ad esempio, se vediamo nella parte destra del grafico quello che avviene tra il 2006 e il 2008, ora perché la scala è un po' a poco zoom, ma sì, parliamo del 2008 fondamentalmente. Nel momento in cui scoppia la crisi, poi quella del 2008, c'è immediatamente da parte del governo italiano un deficit. La linea blu torna verso il basso e la cifra è un po' piccola, ma in quell'anno, nel 2009, lo Stato ha registrato un deficit del 5,3%, quindi sforando, diciamo, il famoso parametro di Maastricht. Questo episodio non è avvenuto perché il governo ha pianificato di farlo, ma è avvenuto perché quando avvengono le recessioni c'è un'economia, un fenomeno che si chiama quello degli stabilizzatori automatici, che significano che nel momento in cui le persone vengono licenziate, le imprese falliscono e aumenta la necessità per lo Stato di pagare prestazioni sociali come indennità di disoccupazione, cose del genere, la spesa pubblica sale, le tasse scendono e quindi praticamente il deficit è salito. E questo è stato in qualche modo un effetto automatico che ha consentito all'economia di planare a terra senza in qualche modo schiantarsi, più di quanto già avvenuto. Il punto è che dopo
il 2009 si è deciso a livello europeo che bisognava tornare nei parametri quelli stabiliti a Maastricht, e quindi piano piano vedete come la linea blu tenda a tornare verso l'alto, ma che sostanzialmente non ci sia poi una ripresa dell'economia, lo vediamo sotto gli occhi di tutti. Il punto è proprio questo: nel momento in cui questo vincolo del 3% impedisce, okay, allo Stato di entrare in un deficit maggiore, allo stesso tempo la ricchezza del settore privato deve ridursi necessariamente, perché è una sorta di legge contabile: se si riducono i debiti dello Stato, si riducono i crediti del settore privato. La stessa cosa poi la possiamo vedere con gli Stati Uniti, con una differenza un po' lampante, cioè che negli Stati Uniti, non esistendo questo vincolo come esiste per l'Eurozona, praticamente in seguito alla crisi lo Stato ha potuto registrare dei deficit che vanno anche oltre il 10% del PIL. E questo naturalmente è stato parte del motivo per cui, sebbene naturalmente l'economia americana poi abbia numerosissimi problemi, adesso stia sperimentando una fase di sostanziale stagnazione, in quella fase la disoccupazione non è salita così tanto come è salita nell'Eurozona, e praticamente la produzione non è crollata così quanto è crollata da noi invece all'interno dell'Eurozona. E questo avviene perché sostanzialmente, come abbiamo detto, c'è una semplice legge contabile che adesso sembra strana vista in questo modo, no? Con delle lettere, ma cosa ci sta a dire? Che se noi consideriamo ciò che il governo decide di risparmiare, okay? Più ciò che sostanzialmente va al settore privato, cioè ciò che viene risparmiato dal settore privato, e ciò che viene risparmiato dal settore estero, cioè esportazioni meno importazioni, questi tre saldi fanno sempre, costantemente, all'interno dell'economia di un anno, zero. Questo cosa vuol dire? Se ad esempio vogliamo che il settore privato goda di risparmi positivi alla fine dell'anno, deve necessariamente accadere due cose: o il saldo dell'export aumenta rispetto all'import, quindi sostanzialmente o l'Eurozona riesce a esportare più di quello che importa, oppure i governi devono spendere più di quello che incassano, altrimenti non tornano proprio letteralmente i conti. Chiaramente, in assenza, nella mancanza della possibilità per i governi di spendere più di quanto tassano in maniera significativa, la strategia su cui ha puntato la Commissione europea, su cui hanno puntato le istituzioni europee fino ad oggi, è stata quella di cercare di fare le cosiddette riforme strutturali, che poi riforme strutturali significa banalmente tagliare i costi del lavoro in modo tale da cercare di esportare più di quello che si importa. Questo ha portato chiaramente, se noi lo vediamo da un punto di vista storico, qui c'è, ok, vado un po' avanti perché pensavo di averlo messo prima, ok, ha portato a cosa? Al fatto che questo grafico rappresenta la differenza tra esportazioni ed importazioni nell'Eurozona nel suo complesso. Mentre l'Eurozona prima, okay, degli anni 2000 sostanzialmente, vediamo la parte sinistra del grafico inizia dal 1999, prima dell'entrata in vigore dell'Eurozona era un'area in cui nel complesso le importazioni superavano le esportazioni. E questo perché? Perché l'Europa è notoriamente il maggiore mercato di consumo mondiale, ed essendo un'area in cui la domanda interna era forte, è chiaro che praticamente la domanda di beni e servizi dei consumatori eccedeva quelle che erano le capacità di esportare, anche perché paesi ad esempio come l'Italia in alcuni punti della loro storia hanno puntato ad essere una cosiddetta piccola economia aperta, cioè cercare di esportare più di quello che si importava per permettere, diciamo, alla disoccupazione di calare. Ma notoriamente questo modello funziona appunto con delle piccole economie, economie che si specializzano in alcune produzioni e cercano in questo modo di risollevare la situazione. Non era mai stato sperimentato in grandi economie, e invece in realtà, come vediamo da qui, il saldo, il conto corrente, cioè la differenza tra esportazioni e importazioni nell'Eurozona, in particolare dal 2008 in avanti, sale vertiginosamente e si trova in positivo anche adesso. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'Eurozona sostanzialmente esporta in massa più di quello che importa, soprattutto trainata chiaramente dal modello tedesco, che è
sicuramente parte importante di questo meccanismo. Ma questo vuol dire anche che per rendere sostenibile questo meccanismo è necessario che ci sia una competitività sempre crescente nei confronti di altri paesi. E come molti hanno sottolineato ultimamente, nella mancanza della possibilità per i paesi singoli di svalutare sostanzialmente la moneta nazionale come si è fatto in altri tempi, l'unica possibilità è chiaramente quella di tagliare in maniera progressiva sui costi del lavoro. E da qui il discorso sempre pressante, sempre crescente sulle riforme strutturali. Chiaramente questo modello ha un ulteriore problema, però, che rende la cosa abbastanza problematica. Se vedete, a partire dal 2011 in avanti, il trend, la tendenza è sempre crescente, però si registra prima una crescita e poi un crollo, prima una crescita e poi un crollo, questo è continuo. E questo è dovuto al fatto che, siccome vengono praticate contemporaneamente delle politiche di austerità, che portano praticamente il paese, l'Italia, ma anche tutta l'Eurozona, verso la deflazione, la moneta, da un lato, diventa più forte, si rafforza nei confronti del dollaro perché ce n'è meno in circolazione. E questo cosa porta? Al fatto che tentiamo di, facendo le politiche di austerità, diminuire i costi di produzione tagliando i salari fondamentalmente. Però il giochino non funziona perché praticamente la moneta si rivaluta periodicamente e questo porta di nuovo il saldo a scendere. E questo cosa genera? Ulteriori richiami e ulteriori sforzi nelle riforme strutturali. Quindi è un giochino che viene portato avanti da anni, ma senza possibilità di fuga. Ora, abbiamo detto, diciamo, una serie di cose che ci fanno un po' capire cos'è davvero il debito pubblico e sostanzialmente ci fanno temere meno il termine e anzi cercare di capire che eventualmente il deficit pubblico di un paese è una condizione di normalità, di regolarità per l'andamento dell'economia. Però questo sembra sorprendere la stampa. Questo è un articolo molto carino che ho trovato ormai nel 2014, che si chiama Il paradosso delle due Italie, ricchezza privata record a 4.000 miliardi e debito pubblico ai massimi. Dici, ma loro si stupiscono e dicono, vista così sono due Italie, due mondi che non si parlano, o meglio stanno agli antipodi. Nel 2014 la ricchezza finanziaria detenuta dalle famiglie toccherà i suoi massimi storici. E poi continuano. E il debito pubblico che continua a inanellare nuovi record. Due Italie, quella pubblica con i conti sempre in bilico e quella privata sempre più ricca. Ora, sul sempre più ricca forse hanno un po' esagerato. Ma quello che volevano dire qui è che si sorprendono di questo fatto contabile che abbiamo visto assieme. Perché c'è eventualmente, evidentemente, una mancanza di comprensione di questo fenomeno a livello della stampa. E a livello politico le cose sicuramente non migliorano. Ho voluto collezionare una serie di dichiarazioni veramente da hit list. Partiamo con Monti. La stessa gestione della cosa pubblica dovrebbe ispirarsi al principio di equilibrio dei conti che la maggior parte delle famiglie italiane applica da sempre. Abbiamo capito che se la famiglia Stato tiene i conti in ordine, i conti che vanno in disordine sono quelli della famiglia privata italiana, quindi qui c'è un problema. Secondo, Letta, questo governo agirà come un padre di famiglia. Un padre di famiglia non fa debiti. Sì, però se il padre di famiglia Stato non fa debiti, il padre di famiglia vero non ha crediti, ok? E poi c'è lui, che oggi si batte ferocemente contro le politiche di austerity, a parole, però cosa diceva nel 2014? Mettere a posto le cose a casa nostra dipende non da quello che chiedono la signora Merkel e Draghi, ma dal rispetto che dobbiamo ai nostri figli, alle persone che verranno dopo di noi, rispetto che ci impone di guardare in modo diverso ai conti pubblici rispetto a chi ha scialacquato prima di noi. E poi continua dicendo, come in famiglia se non ci sono abbastanza soldi, sono mamma e papà che decidono cosa tagliare e cosa no. Sempre queste metafore familiari che funzionano poco, ma il principio è lo stesso, cioè i politici evidentemente hanno delle fonti di informazione, questo tipo di politici, che sono sempre le stesse, a seconda diciamo che siano governi tecnici, che poi siano governi simili politici come quello che abbiamo adesso, ma il punto è che questa retorica non cessa di popolare la stampa in qualche modo. Ora, quello che dicevamo prima, cioè l'effetto di questo vincolo, è quello che vedete qui. Cioè, le varie linee colorate rappresentano l'andamento del PIL in importanti aree mondiali e la linea tratteggiata rappresenta il vincolo del 3%. E come vedete, qual è il discorso? Il PIL, praticamente, il disavanzo pubblico di vari stati dal 2007 al 2015, sostanzialmente
è rimasto praticamente fermo nell'area euro e in Italia il grafico è invertito, quindi praticamente più si va in basso e più c'è disavanzo pubblico, ok? Come vedete, nel 2009 tutti i paesi vanno in disavanzo perché c'è la crisi economica, entrano in gioco gli stabilizzatori automatici e è la legge dell'economia. Poi tutti i paesi chiaramente cercano di rientrare da questo perché diciamo, noi abbiamo dei vincoli come Eurozona, ma negli Stati Uniti c'è la stessa discussione, ogni anno c'è questa cosa del burrone fiscale, fiscal cliff, no? In cui c'è questa discussione al congresso in cui dicono ah, non possiamo spendere di più altrimenti cadremo dal burrone, cose di questo tipo. In Giappone c'è Shinzo Abe che ha lanciato questa Abenomics, che però in realtà se andiamo a vedere è tutta politica monetaria, cioè fanno le stesse cose fallimentari che fa la Banca Centrale Europea, il governo adesso parla di privatizzazioni, ok? Ma il punto è che solo l'area euro è rimasta all'interno di questa area del 3%, praticamente tagliando questo disavanzo nella maniera più rapida possibile rispetto a tutte le altre zone del mondo. E quindi questa è la spiegazione numero uno del motivo per cui noi qui in Eurozona abbiamo una disoccupazione media che è al di sopra del 10%. Tra l'altro, dicevo prima, tasso di disoccupazione naturale, per gli economisti della Commissione Europea è al 10% la disoccupazione naturale, 11%. Ok, quindi diciamo che c'è un potenziale, diciamo, ancora di miglioramento dal punto di vista dei tagli dell'austerità. Possiamo fare di più. Ok, questo è abbastanza eloquente, insomma, parla da solo, è l'andamento di disoccupati dal 2007 al 2014 e chiaramente nel 2015-2016 le cose sono andate, diciamo, non meglio di così, quindi questa è storia. Vorrei adesso ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato all'euro, così come lo conosciamo, perché nel corso della storia ci sono state alcune particolari accelerazioni rispetto alla struttura che conosciamo oggi, nel senso che la prima idea di unificazione monetaria che è stata in qualche modo tirata giù su carta si chiama rapporto Werner dal premier belga Pierre Werner e praticamente si proponeva di realizzare questa unione monetaria europea in 10 anni a partire dal 1970. Chiaramente la cosa poi non è avvenuta, è nato il sistema monetario europeo invece, che era un sistema di cambi fissi tra le monete all'interno dei paesi dell'Eurozona, ma è interessante perché praticamente è, diciamo, il primo tentativo di cercare di unificare in qualche modo le monete dell'Eurozona, quindi quella che oggi è l'Eurozona. La cosa interessante è che se andiamo a vedere un po' quello che c'è scritto nel rapporto Werner, per quanto comunque altre impostazioni non cambiano, nel senso che c'è un'impronta liberista fortissima all'interno di questo rapporto, c'è l'idea che l'unione monetaria doveva servire in primis a creare il mercato comune. Se c'è tempo, se c'è spazio, se ci avanza, in secundis anche la piena occupazione, l'eguaglianza, tutte belle cose, però l'importante è il mercato comune. Però dal punto di vista monetario cosa si diceva? La realizzazione dell'equilibrio economico globale può essere minacciata pericolosamente da differenze strutturali, e questo lo dicono tutti ancora oggi. Ma nel dettaglio, e parlo del terzo paragrafo, cosa si dice? La soluzione ai grandi problemi in questo campo sarà facilitata da misure finanziarie di compensazione. In una unione economica e monetaria le politiche strutturali e regionali non saranno soltanto a carico dei bilanci nazionali. Quindi cosa vuol dire? Che nel 1970 l'idea era quella di creare un governo economico dell'Eurozona, cioè un governo con un suo bilancio che spendesse, potesse spendere lui e non in qualche modo scaricare tutto il peso sui singoli paesi. Quindi se da un lato troviamo la stessa impostazione sul ruolo dello Stato nell'economia, però in un certo qual modo questa consapevolezza che ci dovesse essere un governo economico dell'Eurozona c'era, ok? Poi nasce lo SME, ci sono alcuni dettagli qui, vado un po' rapidamente, cioè lo SME era un sistema in cui le monete potevano oscillare una nei confronti dell'altra, in generale la banda era del 2,25%, cioè non si poteva rivalutare o svalutare la moneta di quel paese più di questa somma, per alcuni paesi, tra cui l'Italia invece era del 6%, noi ci trattano sempre come gli ultimi della classe, non so perché, però era di fatto era il 6%. Questo sistema entra in crisi nel 92, c'è stato il famoso episodio, insomma, della speculazione portata avanti soprattutto da fondi legati a George Soros,
Il punto è che questo sistema è crollato perché fondamentalmente non era possibile fare in modo che gli stati portassero avanti le loro politiche pienamente, le loro politiche di bilancio pienamente, e al contempo cercassero di garantire il tasso di cambio fisso. E in un certo qual modo il tasso di cambio fisso ha sempre avuto un fine corsa. Quando si è parlato di unificare delle valute nazionali oppure di legarsi ad altre valute più importanti. Il caso dell'Argentina del 2001 ci viene in aiuto in questo senso, cioè garantire una promessa di convertibilità della propria moneta, cioè garantire agli investitori fondamentalmente che la propria moneta sarà uguale in rapporto per sempre a un'altra valuta, è un qualcosa che va in contrasto con la libertà dei governi di fare quello che devono fare dal punto di vista della politica interna. E da questo poi si arriva a Maastricht e all'euro, però nella versione che abbiamo detto prima, quindi nella versione monca, senza assolutamente un governo economico dell'eurozona. Questo è dovuto anche al fatto che appunto paesi come la Germania si sono opposti fortemente alla creazione di questo Ministero del Tesoro Unico, di cui oggi si inizia in qualche modo a parlare, però in una versione molto pericolosa, potremmo dire, cioè come di una sorta di super mastino controllore dei conti pubblici che deve in qualche modo rafforzare questa misura di equilibrio. Maastricht ha avuto la fase del 92, che è quella della fondazione, ci sono state poi alcune rettifiche, il patto di stabilità e crescita del 97, l'introduzione dell'euro nel 2002 ha segnato il percorso, e poi c'è la storia recente, cioè nel momento in cui i paesi non riescono a rispettare questi vincoli, quelli del 3% e del 60%, si crea il fiscal compact, cioè questo trattato che non è un trattato unificato, cioè non è un trattato delle istituzioni europee, non è un trattato comunitario, ma è un trattato intergovernativo, cioè è un accordo tra i governi nazionali che si impegnano, qualora non bastasse, diciamo, le misure draconiane dell'UE, a fare meglio, cioè a introdurre nelle proprie costituzioni il principio del pareggio di bilancio. E poi sono state create anche quelle istituzioni sovranazionali come il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che praticamente fa in modo di raccogliere soldi dai paesi europei e poi creare un tesoretto con cui, tra virgolette, aiutare paesi come la Grecia che hanno bisogno di prestiti. Oltre a questo, poi ci sono anche degli altri parametri abbastanza disciplinari, cioè ci sono delle regole correttive e delle regole preventive. Le regole correttive, cioè le famose sanzioni in cui si incorre nel momento in cui la Commissione europea boccia la manovra, che era un po' il timore del governo negli ultimi mesi, sono interessanti, nel senso che c'è uno 0,2% del PIL di multa per una violazione singola. Se la violazione è ripetuta diventa lo 0,5%, ma non solo, c'è una sospensione dei fondi strutturali dell'Unione Europea, che sono quelli di coesione e sviluppo, sono quelli di sostegno all'agricoltura, sono quelli di sostegno all'industria, che praticamente, diciamo, tengono in vita buona parte delle nuove idee imprenditoriali che ci sono, e quindi la parte del bastone, diciamo, del controllo europeo.